è la figlia di Ciarcialle ed è venuta dall'America, si la messa e la sciamerica e lo cappello all'ariola. Come gli fa nelle puzzare mandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia di parlare. Come gli fa nelle puzzare mandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia di parlare. Cari amici, un saluto affettuoso da Pino Iubati. Questo video vorrei riproporvi la bella figura di un nostro insigne concittadino. Non stiamo parlando di termini encomiastici semplicemente perché siamo lontani di solito dal personaggio oggetto del nostro argomentare, bensì di un personaggio, tra virgolette, che quasi tutti noi abbiamo conosciuto. È scomparso nel 2003, essendo nato a Roma nel 1906, insomma alla bella età di 97 anni, alle corte. Sto parlando di Don Silvio Ciccarone, al quale mi sono permesso, nell'ambito delle celebrazioni cinquantenarie del mensile di Angiolino Cianci, e qua, così come scandisco i singoli nomi, la diligenza della regia sarà così pronta da inserire l'immagine di ognuno di questi nostri concittadini. Dicevo, cinquantenario della rivistina, una volta formato giornale, di Vasto Domani, che conoscete molto bene, soprattutto perché le copertine degli ultimi numeri vi sono state sciorinate proprio durante le nostre trasmissioni di TRSP. Ad ogni modo, ritornando a Don Silvio Ciccarone, mi piacerebbe essere un po' insolito con questa specie di identificazione, nel senso che negli anni 30 il nostro concittadino, diventato giovane segretario del Partito del Tempo, è inutile sottacere, si tratta del Partito Nazionale Fascista, alla larga da tutte le apologie, perché è bene sapere che la personalità di Don Silvio, che certamente non sarò io né la mia scheda che potete osservare, ad illustrare a tutto tondo in quanto oramai figura storica. Notate bene che Don Silvio Ciccarone portava un nome già di per sé stesso molto illustre, avendo il suo genitore Francesco alla nascita rinnovato il nome del relativo papà. C'è stato un altro Silvio e anche qua l'immagine sarà eloquente. Diciamo pure Silvio Ciccarone senior, che ha avuto uno sviluppo durante la sua celebre esistenza sul piano non solo politico ma anche di quello cittadino spicciolo di cui si interessa questa nostra rubrica, per il quale, facendo un piccolo passo indietro, vorrei inquadrare, mi ripeto, in maniera insolita la figura del doppio sindaco. Perché doppio sindaco? Perché è stato podestà sotto il regime e sindaco negli anni più vicini a noi, ovvero sia dal 62 al 73, 1962-1973. Tanto è vero che la copertina della scheda che avete sotto gli occhi è eloquente perché ripropone una ricorrenza anch'essa storica, ma molto più vicina a noi,
ripeto anche l'espressione, il concetto, il criterio secondo il quale tutti voi, o la maggior parte di tutti voi che siete alla visione, ricordano la venuta a Vasto di questo insigne personaggio ecclesiale, e cioè sto parlando del cardinale Pietro Gregorio Agajanian, che alla fine del maggio del 1964 è venuto a consacrare l'incoronazione della Vergine locale. Stiamo parlando della Madonna dell'Incoronata, tanto per non sottintendere ulteriormente gli eventi. Bene, Don Silvio vi figura assieme a molti personaggi che ognuno di voi può riconoscere in questa bella fotografia. Don Silvio ha espletato un compito un pochino collaterale a quello di amministratore, di politico, soprattutto di uomo di cultura. Voi dovete pensare che proprio per il riferimento che ho fatto prima, sto parlando degli anni 30 stavolta, quando era diventato giovane dirigente del partito, aveva fatto scrivere da Luigi Anelli, fatto pubblicare più che scrivere, una invettiva contro alcuni concittadini vastesi che non si comportavano proprio in maniera corretta, naturalmente attirandosi gli strali di chi non la pensava come lui, ma questo è un rischio che tutti i galantuomini devono correre. Ritorniamo ancora al concetto di inquadramento insolito. Dovete sapere che nel 1930 l'EIAR, l'attuale RAI, aveva invitato il coro di Vasto, pensate, addirittura condotto, non diretto, badate bene, condotto da un certo signore che conoscete molto bene attraverso queste trasmissioni, niente meno che Luigi Anelli. Il coro che vedete nella bella volta immagine fotografica, e che mi permetto di confrontare con un'altra bella folta immagine fotografica, perché molte ragazze che figurano dentro entrambe le foto andavano per la maggiore non solo come personaggi dell'epoca, ma anche e soprattutto come bellezza. Stiamo parlando di un arco di tempo abbastanza cospicuo, gli anni 30-40. Allora, che cosa c'entra con tutto questo il segretario del partito? Don Silvio Ciccarone era alla guida, se possiamo chiamarla così, di carattere ricreativo. Allora andava molto di moda una parola, il dopolavoro, e infatti questo dopolavoro nell'ambito maggiore delle associazioni dopolavoristiche era andato a fare la sua bella figura assieme a chi? Eccovi i personaggi che vi presento e che in caricatura, niente di meno, la caricatura del Tempo, sui giornali del Tempo, contempla assieme proprio a Don Silvio Ciccarone. C'erano l'ex già sindaco, o se preferite con un altro termine che poi si è ripetuto successivamente, Don Florindo Ritucci-Chini, ma nelle vesti di musicista, niente di meno. Poi assieme a Don Florindo potete vedere la bella figura di Diego Smargiassi, quindi il direttore, diciamo pure in chiave musicale, che rappresentava il gruppo, e cioè il celebre, almeno per l'epoca, direttore Nicola Dragani. Da non confondere con Vittorio Dragani, qua potrebbe esserci un bisticcio solito di carattere grafico, ma lasciamo perdere, procediamo oltre. Anzi, mi affido proprio alla cronaca del Tempo, a quella stampata dal quotidiano.
erano fra i convenuti, cioè i gentili intervenuti, dice testualmente il quotidiano, le graziose signorine Anelli Maria, Maria Anelli, la nota cantante, Giulia Raiani, Elvira De Santis, Cleria Lazzaro, Francesca Muzzi, Wanda Scotti, Lucia Scotti, che potete facilmente riconoscere attraverso le due fotografie che ho delineato, Filomena Memè Micione, Enrichetta De Torre, Lucia Perrozzi, Monacelli Maria. Attenzione, Lucia Perrozzi non è la consorte del poeta Giuseppe Perrozzi, di cui questa trasmissione ha parlato ripetutamente, ma è addirittura la genitrice di Ernani Perrozzi, che ultimamente abbiamo potuto ammirare come ottimo conduttore di un locale pubblico a Vasto Marina. Proseguiamo con le personalità. Vi ho parlato appunto delle prime tre, e poi Memè Micione, Maria Anelli in caricatura, lo stesso Don Silvio Ciccarone, quindi Nicola Bonacci, e infine una caricatura femminile della Giulia Raiani che ho nominato, e il poeta dialettale, così lo definisce il giornale in maniera quasi riduttiva, Don Luigi Anelli. Ovviamente assieme a questi personaggi in caricatura c'erano niente di meno che Mario Lazzaro, Don Luigi Raiani, Nicola Scotti, Nicola Molino. Nicola Molino, attenzione, è un nome abbastanza ricorrente, ma vi faccio presente che stiamo parlando del Nicola Molini che era più conosciuto con il soprannome de Sénécole de Scagnoule in via Lacetti. Quindi Lattanzio Filandro, anche qua c'è da precisare, Lattanzio Filandro, che non era assolutamente il pittore, ma un suo congiunto. Espedito Ferrara, Alfonso Ciancio, Vincenzo Ciancio, Raffaele Giovine, Cupaioli Vincenzo, Michele Roselle, lo Puttoruelle. Quindi Guglielmo del Monte, Florio Croce, Dragani Corrado, Vincenzo Micione, Smargiassi Bernardino e niente meno che Auriemma Gaetano, testualmente stampato. Gaetano, Don Gaetano Auriemma, che poi è stato il successivo segretario del Partito Nazionale Fascista. Ma questo a che cosa è servito? È servito ad inquadrare Don Silvio in un contesto cittadino molto più vicino a noi di quanto invece potessero fare considerazioni storiche e soprattutto riguardanti le sue attività culturali. Mi sono permesso all'interno della scheda di parlare niente di meno che di un elemento, non poteva sfuggire a chi vi sta parlando, grande stimatore non solo di Don Silvio, ma del soggetto del quale ha voluto intrattenere i vastesi in quella triste circostanza, e cioè uno scritto proprio del nostro sindaco degli anni 60 attorno alla dipartita di Luigi Anelli. Leggetelo con attenzione perché è molto interessante e soprattutto riporta ad un tempo in cui proprio le parole di Don Silvio servono per capire che cosa è avvenuto con quella scomparsa a proposito soprattutto di aspetti di cultura e di tradizioni popolari. Oh, un altro dettaglio che vorrei segnalarvi: nella copertina mi sono permesso di riproporre un cameo onorifico. Di che cosa si tratta? Si tratta niente di meno che di un omaggio fatto alla fine dell'altro secolo, e cioè niente di meno che il 26 di maggio del 1899 verso il nostro grande concittadino, il pittore Filippo Palizzi, il quale, come sapete, dopo qualche mese è scomparso alla bella età di
80 e passa anni. Ovviamente si tratta di ammirare una rarità che appartiene, anche questo vi ho comunicato, in passato, ma nelle dimensioni più ridotte, soltanto di carattere radiofonico, alla istituzione che ancora oggi si chiama Associazione Culturale Radiovast. Mi sono dilungato abbastanza, avrei voluto dire tante altre cose, ma probabilmente ritornerò su questo argomento. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione e un saluto affettuoso da parte di Pino Iubatti. E le femmine con amore fanno le penne senza sapone, sciuolando e sciuola a rete, sbattono il culo sopra le prete. E come gli fa nelle puzzarmandine, e gliele tinghi una cosa che si impiccia, ma si impiccia lo parla. E come gli fa nelle puzzarmandine, e gliele tinghi una cosa che si impiccia lo parla.